Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play slash run guidata di Elden Ring. Oggi facciamo una cosa un po' diversa, ragazzi, perché abbiamo deciso che nella prossima puntata cambiamo build, utilizziamo lama velata, ragazzi. È troppo difficile passare da un tipo di combattimento all'altro. Mi serve mezz'ora solamente per cambiare da questo tipo di combattimento a quello lì con lama velata, quindi al massimo lo rigiochiamo dopo. Però vi faccio vedere anche una nuova build in questo modo, che secondo me è lama velata, è assolutamente molto, luna velata si chiama la spada, è molto più forte di questa qua. Comunque iniziamo. L'equipaggiamento che abbiamo oggi è zanna lunga sanguinaria con fendente sanguinario, Uchikatana sanguinaria con fendente sanguinario, questo qua ce lo possiamo portare più alto se ci riusciamo. Abbiamo il sigillo della comunione draconica, la balestra leggera. Ah, dopo imbrogliamo pure, vi devo spiegare una cosa molto importante. Maschera del precettore, queste qua non servono più o meno. Tartaruga, Radagon, emblema della spada alata. E poi le pozze le teniamo divise così. Questa pozza qua ci serve solamente per ripristinare il 50% dei punti vita e poi ci dà Healing over time, quindi ci serve solamente per stare vivi, non c'ha effetto sul DPS. Dopo poi la cambiamo nella prossima puntata. Nella prossima puntata cambiamo la build, sicuramente. Per adesso incominciamo a segnare le cose che dobbiamo fare. Questa qua la facciamo dopo, perché anzi no, forse iniziamo dalla catacomba. Non iniziamo dalla catacomba, iniziamo da qua. Sì, iniziamo da qua perché mi scoccio di fare direttamente la catacomba. Allora, questi qui... Proviamo a fare un esperimento scientifico. Dove sta la mia supermarcescenza? Li facciamo tutti quanti, questi qua. Questa è l'unica cosa che mi mancherà. La marcescenza. Quante rune ci ha dato? Non ho visto. 40... 1000 rune ci ha dato, ma che schifezza. Aspetta, vediamo un attimo anche... È proprio uno schifo, 1000 rune, tutta quella gente. Vediamo un attimo con il livello come siamo messi. 6000 rune. 6000 rune, no, non moriamo dove andiamo adesso. E poi prendiamo subito dopo c'è... come si chiama? Facciamo le 6000 rune dove andiamo adesso. Allora, adesso andiamo dietro a questo gruppetto che abbiamo appena distrutto. Non capisco perché fa così. Oh, la prima cosa da fare è assolutamente prendere sto coso. E poi ce ne scappiamo, tribuna o fiamma. Perché questi qui sono avversari temibili. E adesso vi faccio vedere come mai. Praticamente qua non ci dovrebbero arrivare. E questo ci è arrivato. Curiamoci. Aspetta un secondo che scendo. Curiamoci. Uccidiamolo. Dove è andato quell'altro? Bravo. Ok, brava. Lacrima. Andiamo a uccidere pure a questi altri, va. Ci sono un altro paio di mostri da uccidere. Questo ci fiuta però, credo. Ok. Madonna, vuol dire che non ci riusciamo a prendere... Quello là sopra chi è? È uno che sta guardando, forse. C'ha paura di venire qua. Questo uccellaccio è fetente, ragazzi. È molto fetente. Da dietro c'è un altro, dobbiamo fare un altro paio di cani, mi sembra. Facciamo una setta l'unica che non ci serve a niente. Tra l'altro i cani li potevamo fare anche in un modo un po' diverso, però così... No, questi qua sono due, forse li facciamo in un modo un po' diverso. Prendiamo questo, prendiamo questo, puntiamo a quello, lo mettiamo qua e spariamo. Questi qua dovrebbero morire con un solo colpo, vediamo.
Esatto. Questa marcescenza è proprio questo, è bellissimo questo colpo. È per una questione di velocità. Facciamo pure questo. Dove sta? Eccolo là. Quando c'è quello bianco non ci riusciamo però, eh. E soprattutto quando ci sono quelli con gli occhi rossi, se ci acchiappano ci fanno neri. Prendiamo il loot qua dietro. Qua c'è una cosa strana, ragazzi. Se già avete preso lo spadone, per esempio, e tornate qua, questo scrigno è molto probabile che lo vedete chiuso, però dopo andate ad aprire e non ci trovate niente. Comunque, detto tutto ciò, penso che quest'area qui l'abbiamo finita, possiamo togliere il segnalibro. Perfetto. E qua perché non ci abbiamo messo i segnalibri? Dobbiamo andare qua, dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare in un sacco di posti. Non ci dimentichiamo il quadro, l'abbiamo già segnato, non l'abbiamo segnato. Perché qua sono due, uno è il quadro e un altro è quest'altro. Qua c'è questo e questo. Più o meno. Oggi togliamo tutti quanti i segnalibri sicuramente perché dobbiamo finire. Madonna, ancora non ci abbiamo fatto le rune. Oggi pompiamo solamente l'arcano, così aumentiamo i danni e finiamo prima. Al massimo moriamo un poco di più. Ok, chiamiamo la lacrima. Abbiamo fatto bene, speriamo. Vai, lacrima. Questi qui ci scoppiano addosso. No, non volevo usare la marcescenza, però. Ho sbagliato. Ok. Lo butto qua. Qui in ogni cosa dove c'è del fuoco. Guardate qui quanti sono, questi qui se li attiviamo dovrebbero scoppiare. Ci inseguono. Ci ha inseguito pure il carro per caso, no, eh? Drago Ezechiele, adesso lo andiamo a fare. Ma scusa, ma. Ciao, Demon. Ragazzi, questa puntata di Let's Play la facciamo live perché mi scocciavo di farla da solo. Mi sento proprio solo ogni volta che registro. Quindi magari ogni tanto mi sentite parlare con qualcuno che mi scrive in chat. Questo è morto. Qua c'è un altro coso. Lacrima. Guarda là, fiamma purifica mi ha usato. Vieni qua. Ok. Allora, qui ci sono, mi sembra, erano tre loot, però dobbiamo stare attenti. Ecco qua, questo, no, questo non è il secondo, questo qui è quello lì, eccolo qua. Questo è il secondo. Non era questo. Però qua c'era il coso che si scendeva giù. Ma perché usa fiamma purificami? Ma qua c'è il boss. C'è il boss. Vabbè, lo affrontiamo come un vero uomo senza la fiamma, dai. Però bella. Due teste di zucca. No, questi qua. Se ci cominciano a spammare, ci spezzano però, eh. Ma non ci incastriamo. Ok. Uno. Cazzo, non abbiamo fatto perdere l'equilibrio a quello. Ok. Uno. Due. Questi più o meno fanno sempre colpi a due. Tranne quando danno la testata. Dobbiamo curare. Uccidiamo con l'altra. Questo qua martello, ah. Questo 3. Vabbè.
Uno, due, un'altra lotta treno, infatti. Qua si esce e qua c'è il loot. Sono ragionevolmente certo che sopra non c'è più niente. Comunque adesso andiamo a fare un attimo il drago Ezechiele, che l'unico problema... Scudo sembiante, questo qui è bellissimo. No, ve lo faccio vedere perché è troppo bello sto scudo. Pesa un sacco, ci vuole un miliardo di forza, non lo utilizzeremo mai, però è assolutamente bellissimo perché... Ok, è impossibile usare. Questo qui, quando parate, lancia i violenti getti di fuoco se utilizzate la cenere di guerra. Adesso guardatela quanto... è pure grosso. È un super scudo. Però non possiamo usare la cenere di guerra perché serve... quanto serve? 44 di forza. Noi abbiamo 18, quindi non è cosa, però è bello. Ok. Andiamo avanti. Quei tre non gli diamo fastidio, però qui sono ragionevolmente certo che non c'è più niente. Controlliamo solamente questi fuochi, non abbiamo manco più lacrima, quindi non ci uccide manco... No. Questo qua no. Ok. Questo ce l'avevamo dimenticato, vedi? Perfetto. Adesso questa l'abbiamo fatta, si possono togliere. Il segnalibro, dobbiamo andare a fare il drago che sta più o meno da qua, però mi devo ricordare esattamente dove sta. Era il drago quello là bianco, se non mi sbaglio. Allora, il drago bianco lo abbiamo incontrato andando verso, non di qua, più o meno da qui. Questo non me lo sono manco segnato dove l'abbiamo incontrato. Era qua, no? No, non era qua, perché qua c'era la strada. Possibile che l'abbiamo incontrato da quella parte. Non agriamo al tizio. Sicuramente era qua sotto. Ah, eccolo là. Abbiamo sbagliato, ragazzi. Comunque, non è tanto male questa zona. Non facciamo i soliti errori. Prendiamoci il livello, ragazzi. Uno, perché se abbiamo detto oggi mettiamo solo l'arcano, ragazzi, tanto domani rispecchiamo, così facciamo più danno. Allora, Drago Ezechiele, abbiamo detto, ci avevamo messo pure il segnalibro. Questa è l'arteriosclerosi che avanza velocemente. Allora, questo qua è abbastanza semplice, basta andare qui, già è uscito, si mette la tenna e scendiamo giù. Andiamo subito a prendere l'agro, il più velocemente possibile, prima che incominci ad attaccare la tenna. Sempre sulle gambe, ci diamo tre colpi, poi se quello si gira ce ne scappiamo. Non ci dobbiamo far prendere, stiamo sempre sulle gambe. E poi ci spostiamo. Adesso che ha attaccato, questo mette la marcescenza, ragazzi. Quindi adesso si gira e gli andiamo un'altra volta sulle gambe. La cosa più importante è non dobbiamo andare nella marcescenza, non ci dobbiamo fare attaccare. E non dobbiamo, dobbiamo fare in modo che non attacca la tenna come sta facendo adesso. Però la tenna è abbastanza immune alla marcescenza, vedete? Siamo noi che non siamo immuni, ce ne dobbiamo andare. E ci abbiamo anche... Fiamma, purificami. No, donna, mi forza, purificami. Purificami, purificami. Ok. Ci curiamo. Il drago è morto, anche se ancora non lo sa, a meno che non va in aria e ci sciotta. Okay. Andiamo sempre da dietro, andiamo sempre sulle zampe. No, questo si gira. Quando fa quella mossa si gira, no? Andiamo, così non prendiamo l'agro. Adesso fa il colpo in avanti e lo possiamo attaccare quando fa il colpo in avanti. Ci vogliamo un po' di marcescenza, però è cosa di niente, ed è morto. Devi stare lontano dalla marcescenza. La marcescenza è assolutamente distruttiva.
Vi fa malissimo la marcescenza, ragazzi. Adesso ho utilizzato fiamma purificami. Per togliere puoi usare questi boli conservanti, però ricordati che la toglie solamente. Ma il vero eroe di questo scontro è la tenna. Te lo metti in un posto abbastanza lontano, che non prende mai l'agro. E la tenna è pure resistente alla marcescenza. Quella colpisce sempre. Dove sta il nemico? Basta che lo riesci a vedere. Ci fa un sacco di danno, ma proprio tanto, tanto, tanto. Infatti, credo, secondo me, è la prima cenere che bisogna portare a più 10, anche prima della lacrima riflessa. Sono ragionevolmente certo di questa cosa qua. Adesso ci sono un paio di problemi, però. No. Sì, questo qua lo possiamo togliere. Però mi sembra che qua c'è una città che la dobbiamo andare a fare. Vabbè, facciamo una cosa, visto che ci siamo, questa caverna qua già l'abbiamo fatta, il Forte Kell già l'abbiamo fatto. Qua c'è una piccola cittadina che dobbiamo andare a fare, quindi ci teletrasportiamo qua. E fammi sapere se ci riesci a ucciderlo con questa tecnica. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Stavamo dicendo che dobbiamo andare prima da qua. Ok. So esattamente dove dobbiamo andare perché là c'è un loot che non abbiamo preso. E poi sono ragionevolmente certo che c'è una piccola cittadina là sotto. Questi ci inseguiranno fino alla fine dei nostri giorni. Noi non ce ne importiamo proprio perché c'è un testa di zucca pure qua sotto, se non mi sbaglio. Eccola là. Ora dobbiamo scendere dall'albero. Lì non c'è niente. Dobbiamo andare di qua. Pietra, forgiatura, funeraria 4. Ragazzi, qua testa di zucca non droppa niente. La vogliamo fare? Facciamo così, facciamo. No, questo ci piglia. Testa di zucca maledetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Non li riusciamo a fare tutti quanti in una botta sola. Forse se ci mettiamo qua ci riusciamo. Aspetta, aspetta, vediamo. Ah, un sacco li abbiamo fatti. Ci abbiamo messo pure la marcescenza a testa di zucca, vedi? Oramai non può fare niente. Ah, questi sono maghi. Aspetta. Grazie mille, Demon. Prendiamo un sacco di roba, vedete? Questi. Oh, si valida aristocratico. Questi qui mi sembra che si possono vendere per un po' di soldi, però non ne vale la pena di farmarli, sicuramente, sicuramente. A posto, qua abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato pozze, però non fa niente, perché tanto dobbiamo fare solamente una piccola cittadina che dovrebbe stare qua sotto, eccola là. Sta esattamente dove ho messo il segnalibro. Il dungeon là dietro già l'abbiamo fatto. Qui ci sono i mille piedi, se non mi ricordo male. Ci stanno. Sì, ci sono i mille piedi. Qua pure chiamiamo lacrima perché è sicuramente meglio. Al massimo il boss ce lo facciamo a mano. Ok, no, no, qua non. No, c'è il boss, mi sembra. C'è una stanza sotterranea in cui ci stanno un sacco di mille piedi. Qua c'è il cane. Bestia famelica. Comunque la doppia katana è bellissima. Le scimitarre sono più forti, però secondo me le katane sono più belle. Danno più soddisfazione quando attacchi. Riuscissimo ad attaccare in maniera corretta. L'unica cosa che ci vuole un po' più di vigore. Mi sa perché pesano di più. Perciò ci vuole più vigore. Quella cosa di Eleonora non. Quando l'abbiamo messa a più 9 ha fatto un sacco di danno, ragazzi, in più. Ma non ci riesco, è più forte di me. È una cosa proprio impossibile. Il fungo.
Questo non me lo ricordavo che c'era pure il fungo. Questo me lo ricordavo. Adesso bisogna trovare un posto che si va sotto. Qua però mi ricordo che c'erano solamente un loot e un posto che si va sotto. Perché nel posto che si va sotto poi c'erano degli altri loot perché c'erano i millepiedi. Però assolutamente potrei sbagliarmi. Eccolo là, il posto che si va sotto. Aspetta, come mai là ci sta una cosa? No, là non è un loot, quello là è il tridente che vi porta al dungeon, quindi non ci dobbiamo andare da là. Maledetto, mille piedi, ogni volta, sempre così. Ce ne sta pure un altro. Vabbè, andiamo qua sotto. E così Lacrima ci dovrebbe seguire. Qui ci sono un sacco di altri piccoli millepiedini. Questo qua possiamo fare così, li dovremmo fare tutti e due. Ok. Facciamo quest'altro. Comunque vedete, questa build se sembra forte. No, non c'ho luna velata. C'ho Zanna lunga e Uchikatana. Con fendente sanguinario, tutte e due. Domani, nella prossima puntata, porteremo sia la build luna velata, sia la spiegazione di come la uso io. Che secondo me non vi piacerà, però secondo me è bestiale. Abbiamo fatto cose inimmaginabili. Allora, qui abbiamo un problema che non si vede niente. Ok. Infatti oggi è l'ultimo giorno che porteremo sanguinamento. Per il momento. Spada meteoritica, che per il momento non ci serve. E dobbiamo vedere anche mo che facciamo gli specchi a quanta intelligenza arriviamo, perché mi sa che utilizzeremo, visto che stiamo messi molto male con le pietre di forgiatura, mi sa che dobbiamo utilizzare un'altra strategia. Tra l'altro nel video di domani con la build vi faccio vedere due cose. Vi faccio vedere uno come si fa la build e due la mettiamo anche alla prova, esattamente qui, ai quattro monasteri, quattro campanili. Ok, questo qui l'abbiamo fatto, togliamo il segnalibro, quindi possiamo considerare conclusa tutta la parte sud. Problemi di audio? No, a me si sente bene l'audio. Prova a ricaricare. Allora, stavo dicendo, possiamo considerare conclusa tutta la parte qui a sinistra, a sud-ovest. Adesso facciamo una cosa, andiamo a fare queste cose qui. Sì. E poi andiamo a fare queste catacombe, va. Facciamo così. Fatemi ricontrollare l'iPad intanto che carica. Ok, l'audio si sente bene. Forse YouTube. Quindi dobbiamo andare esattamente qui. Tra l'altro non ci dobbiamo dimenticare della necropoli. Quello là, cioè gli occhi rossi, è tosto. Dobbiamo anche decidere se dobbiamo fare. Qui ci sono un po' di uccelli. E qua non mi ricordo se. Però là si scende giù. Facciamo una cosa: scendiamo direttamente giù e poi dopo vediamo. Qui sono gli uccelli, ragazzi. Perché non mi ricordo il boss se sta sopra o sotto. Uccellone, ah. Fuori? Ancora no. Fatto? Sono contento? Ok. Ah, dobbiamo andare a prendere pure quello, mi sono dimenticato, ok.
Ce ne sta pure un altro adesso che mi ricordo. Ci dobbiamo anche ricordare di andare a prendere il bastone e la pietra da forgiatura. Funebre 5, se non mi sbaglio. Però so esattamente dove dobbiamo andare, quindi non perdiamo tanto tempo. Anzi, facciamo una cosa. Chi è? Un altro uccellone. Io. Qua non c'è il boss, sono ragionevolmente certo. È perché ti fa usare anche la chiave della spada di pietra. Spada di Santa Trina. Visto che ci dobbiamo teletrasportare, usiamo lacrima. Così intanto che lacrima va a fare l'uccellazzo, noi andiamo a prendere quell'altro pezzo di loot e ce ne andiamo. Dove è andato? Questo ci viene dall'alto, ci viene dall'alto sicuramente. Dove sta? Lo sapevo. Facciamo ogni volta così. Ho sbagliato un'altra volta. Non è che questo ci uccide. Ciao Rod. Oggi non mi andava di registrare la puntata del Let's Play da solo, e quindi ho deciso di farla live con così. Con un po' di compagnia. Oh, adesso mi ricordo, ragazzi, ieri ho girato 3 ore qui. Qua, se sentite, adesso mi sto zitto, c'è una scena di guerra. Ora non si capisce dove sta, no? È impossibile da trovare. È esattamente là. Vediamo la prima che scompare. Uno, dove sta? Vieni qua. Ah dai, che ci sta pure l'uccellone. Ok. Pietra forgiatura funeraria 4. Qui dovremmo aver fatto tutto. Adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati anche. Qui abbiamo preso tutto sicuramente. Quindi possiamo anche togliere questo segnalibro. E qui abbiamo fatto quasi tutta la parte ovest. Qua c'è il cavaliere nero. E poi ci dobbiamo segnare pure. No, questo qua già l'abbiamo fatto, il soggettone qua. Abbiamo fatto tutto, quasi tutta la parte ovest. Non ci manca proprio tantissimo. E dopo rispondiamo. Sì. Ok. Prossimo passaggio. Cinquantasette. Andiamo esattamente alle gallerie di cristallo di Seglia, sì, perché questo è purtroppo l'unico modo di ricordarmi dove devo andare per prendere la... Aspetta, ma noi che possiamo fare il livello? Vediamo un secondo. Nuovo livello. Andiamo, oggi è tutto Orcano, ragazzi. Secondo me oggi arriviamo anche a livello 100. Qua si sale sopra per prendere... Dobbiamo uscire da qua. Abbiamo arma. Questa è Celia, però già l'abbiamo fatta. Allora, se andiamo esattamente per di qua e seguiamo la strada, e questo qui è buono perché se avete appena iniziato il gioco, è una delle pietre da forgiatura funerea 5 più semplici da prendere. Uno, perché non ci sono nemici da affrontare quasi. E due, perché avete il teletrasporto a gratis dalla trappola che vi porta. A Kaelid si livella un botto? Non lo so. Questo qua non ci dà niente. Sono sicuro che quello non ci dà niente. Mandiamoci lacrima, eh. Attacchiamolo. Ma non ci dà niente sto coso. 147 rune. Quindi non conviene neanche farlo. Ma...
Non credo che qui si livelli tantissimo. Ci sono un po' di boss in cui si livella, però. All'altopiano pure si livella un sacco. Poi dipende da uno come lo gioca. Allora, questo qui è quello là rosso che non lo dobbiamo fare. Sì, una cosa che non abbiamo mai fatto con tutti e due i personaggi è andare a farmare le rune. Però questo qui naturalmente è una scelta. Io credo che il gioco è talmente ben bilanciato che non ce n'è bisogno. Cioè, giocando normalmente, i livelli. L'unica cosa che bisogna stare un minimo attenti è che non dobbiamo morire con le rune, con un sacco di rune. Qui c'è il set da viaggiatore, con la bottiglia di profumo che ancora non abbiamo capito a che serve. Chiamate lacrima, perché qua ci sono un sacco di cose che mi mettono il veleno, e se scendete giù c'è la marcescenza. Qui invece c'è il bastone meteoritico, mi sembra, che si chiama così. E questo qua è quello lì che useremo perché siamo inguaiati, però non è tanto buono per la nostra build. Ma è quello che utilizzeremo dalla prossima puntata. Poi appena aumentiamo un po' l'intelligenza cambiamo. Questo è il fiore, c'è ancora un altro pezzo che dovevamo prendere. Intanto Lacrima qua sta facendo una strage. Dobbiamo andare esattamente da qua sotto, ecco. Scendiamo giù. Facciamo fare tutto a lui perché c'è la marcescenza là sotto e non la prendiamo. Proiezione rocciosa. Ah, e tra l'altro vi spiego anche che cosa. Dopo che abbiamo rispeccato, abbiamo fatto anche. Andiamo a fare anche la prova. Poi andiamo a fare questo posto che non si può raggiungere senza la quest di Ranni, senza aver finito la quest di Ranni. Così vi faccio vedere un po' di cose. E andiamo a prendere anche l'assassino, quello là potente. Che secondo me non è tanto potente. Comunque, questa cosa qui è una cosa che dobbiamo ancora capire bene. Abbiamo preso tutto, sì. Ci manca solamente una piccola cosa. Che non ci fa aprire la mappa qua abbiamo preso una cosa meteoritica. Qui c'era il tizio. No, no, qua. Eccola qua. Questa grazia non l'avevo presa. Quindi questo posto qui l'avevamo fatto. Adesso la domanda è perché qua c'era un segnalibro? Adesso non mi ricordo. Però c'è un motivo perché ci abbiamo messo quel segnalibro là. Credo. Qua mi ricordo solamente che c'erano delle le sedie con le pietre da forgiatura, però può darsi che mi sbaglio. No, non. Non erano qua le sedie. Forse erano qua? Questi sono i fiori. Oh, quello non è un cavaliere notturno. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo qua non l'avevamo segnato? Questo mi sa che l'avevamo segnato. Sono ragionevolmente certo che era quell'altro segnalibro. Però non mi fa mettere la mappa perché sono in combat, maledetto. Sì, questo qua è il cavaliere nero che avevamo segnato vicino al mercante. Scendiamo un attimo giù. Andiamo a vedere qua. Questo qui già ci siamo passati.
Oh ragazzi, no, ma non mi dite che questo è un altro dungeon. Perché questo non stava proprio nei piani. No, non c'è un altro piano. Ok, dobbiamo andare a fare quel cavaniere notturno. Però chissà. Adesso. L'unico problema di questo cavaliere notturno è che se aggriamo qui ci spezzano. Noi dobbiamo combattere solo lui, dovrebbe essere. Dove è andato? Qua non ci sta manco una grazia vicino. Stavo. Il boss, sì, Celia l'abbiamo fatto. Se intendi quello lì che stava da queste parti, sì, l'abbiamo fatto. Ah, tu intendi il capitano? Sì, l'abbiamo fatto pure quello. Quello lì che droppa Lago d'Oro. Ragazzi, non c'è più il cavaliere notturno. Dobbiamo andare a resettare. E poi ho trovato. Stamattina ho trovato la spada che mi serviva, che volevo con. E questa ve la faccio vedere mo che rispecchiamo. Credo che ce l'abbiamo pure con questo personaggio qui, quella spada. Secondo me non è tanto buono, però è proprio bella. Allora, vediamo dove sta quello. Se aggriamo gli uccelli moriamo, siamo morti. Se no, non aggriamo il mercante e adesso vi faccio vedere il problema di questa build, perché questa build c'ha un grosso problema. A parte che questo qua ci sfonda con un solo colpo, mi sa che in fase 2. E il problema di questo è che non. 2, 3. E che non ci abbiamo range, vedete? Come lo colpiamo a quello? Lui ci colpisce, però. Noi abbiamo pochissimo range qua. Dobbiamo fare così. Questo lo potevamo colpire, però avevamo poca vita, mi sono messo un attimo paura. Vieni qua. Dobbiamo rotolare verso di lui. Questo lo colpiamo. Ok. 1, 2, 3. Però rotolando verso di lui ci acchiappiamo pure la mazzata. Quella con la lama velata. Rotolavamo, questo ci ricarica. Colpiamo. Ci ha caricato pure col cavallo. Colpiamo. E tutto questo cavallo. E mo siamo troppo lontani, però se andiamo verso di lui. Solo che se andiamo indietro, quello ci colpisce. Questo usa il cavallo un'altra volta, mo. Vedi, fermo. Colpo. Oh, e mo sei morto, bello, vieni qua. Rune, però questo non era tanto forte, sto cavaliere, un po'. Quando quello con la panza ferrata è forse quello fra i più deboli. Sì. Ok, quella chiesa là è la chiesa della comunione draconica, quindi questo qua pure l'abbiamo fatto. Ragazzi, facciamo una cosa, andiamo a fare questo dungeon qua, questo lo facciamo veloce. Così ci togliamo di mezzo tutta pure la parte sud e dopo ci trasferiamo a nord. Mi sembra un'ottima idea, eppure perché abbiamo poche rune, così se moriamo ne perdiamo poche. Allora, il castello di Mantrosso, questo qua già l'abbiamo fatto. La scena di guerra, anzi, ci andiamo da qua sopra così non aggriamo tutta sta gente. Ok, andiamo per di qua. No, andiamo di qua. Qua c'è l'uccellone, ragazzi. Non.
State attenti, questo qui non droppa niente. L'abbiamo ucciso un miliardo di volte, non ha mai droppato niente. Qua ci hanno messo, guardate qui, giusto per farvi capire, hanno messo il coso qua per dirvi che c'era un dungeon. Perché non me lo fa usare? Eccolo qua. Il dungeon non sta là. Ah, qua c'è anche una cenere di guerra, non ce la dobbiamo dimenticare. E questo dungeon è cortissimo. Della forgiatura 4, sì, quell'altra l'abbiamo preso. Perfetto, là c'è un uccello da là sopra. Apriamo subito la porta. Perché quando apriamo la porta siamo. C'è l'animazione, quindi l'uccellaccio non ci può colpire. Hai voglia di provarci? Non ce la fai, è bello. Poi lo togliamo. E andiamo alle catacombe di Caelid. Allora, non mi ricordo troppo bene, ma qua sono quasi certo che. Ci riposiamo? Sì, riposiamoci. Dobbiamo andare a fare pure quelle altre catacombe. Dopo andiamo a fare quelle altre catacombe. Sì, una catacomba alla volta. Qui non mi ricordo che nemici ci stanno, però c'è la marcescenza. Ok, quindi ci serve. No, cambiamo. Questo qua no, questo qua no. Sigillo lo mettiamo da quest'altra parte. Così lo tiriamo nella mano sinistra. Tanto facciamo un po' di danno in meno, ma non fa niente. E poi fiamma purificami e andiamo avanti. Naturalmente non rotoliamo nella marcescenza. Fiamma purificami, ricordiamoci che toglie pure il veleno, eh. Dove sta? Fiamma purificami. Perché ancora faceva. Le viole non le pigliamo, ragazzi. Le convallare però le dobbiamo prendere. Qua c'è uno scheletro. No! Lo scheletro naturalmente credo che non sia debole a sanguinamento, eh. Sono ragionevolmente certo di questa cosa qua. Andiamo avanti. Se ci mettiamo forse anche una lanterna. Tra l'altro ho scoperto anche una nuova magia che ci dovrebbe far sparagnare la lanterna, però la dobbiamo provare. Allora, qua prendiamo la marcescenza, però togliamo sto coso perché ci serve quanto più DPS possibile. Dobbiamo distruggere un attimo sto fiore. Vai. No, 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 fermo, 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 fermo. Togliamo la marcescenza. Ok, finito, fiore? Ok. Ce li pigliamo i danni, togliamo la marcescenza. Ok. Qua ci sono un paio di convallarie, che sono sempre buone. Poi qua sotto, dove apparentemente non c'è niente, in realtà c'è questo muro segreto. Ci sono un po' di fiori e soprattutto un po' di convagliare. C'è la cenere di guerra. Ma che c'è? C'è venuta la marcescenza, ce la dobbiamo togliere. Mannaggia, ci stanno pure i fiori qua. Aspetta, spostiamoci. Curiamoci. Che casino. Se fate il lago della putrescenza. Però ci dovreste aver fatto. Se avete fatto il lago della putrescenza, ci dovreste aver fatto l'abitudine. È stato terribile quel lago. Quello me l'ho dimenticato. Aspetta, vengo subito, non ti muovere. Mori. Questa arma invece è buona perché guardate quanto è lunga, è proprio lunghissima. Li raggiunge da lontanissimo i nemici. Mi sa che è finita la marcescenza. Comunque, quando abbiamo fatto questa parte qui con. Ah no, non è finita la marcescenza, ci stanno i fiori qua. Qua sto uscendo, mi sto veramente uscendo pazzo. Marcescenza, fiamma purificami. Convallaria. Ah, ma qua non c'è la leva, vedete? Chissà come ho fatto a farlo uscire. Qua veramente stavo impazzendo. Tiriamo la leva.
Da qualche parte si è aperta. Qui non ci sono nemici, se non mi sbaglio. Prendiamo questo. Prendiamo questo. Andiamo. Ah, vediamo Lacrima che riesce a fare. Teoricamente se lo dovrebbe fare da solo a questo. Però deve prendere un secondo. Ah, ci ha fermato. Lacrima, aiutaci. Lacrima! Ma dai, con un colpo gli abbiamo fatto più di mezza vita. Vai, Lacrima, crediamo tutti in te. Pendente sanguinante. Vabbè, l'ha fatto, ci ha messo un poco. Ma dai, con un colpo ci abbiamo fatto oltre mezza vita, se non mi sbaglio. Incredibile. Ma secondo me era debole a sanguinamento questo mostro, perché non è mai successa questa cosa qua. Comunque abbiamo fatto anche questo. Il drago l'abbiamo fatto. Allora, io ho trovato... Le convallarie spettrali si trovano a Noxtella. Perché adesso ti faccio vedere. Abbiamo fatto. Dopo che abbiamo fatto Noxtella, abbiamo portato la tenda alla bugiatura a più 10, la lacrima riflessa a più 10. E sono ragionevolmente certo che ce ne abbiamo perlomeno altre due. Adesso vediamo. 7, 8. No. Ne abbiamo trovate due a Noxtella. Sì. E le altre devono stare dentro le catacombe. Però una domanda nasce spontanea, visto che questo qui, sia questo qui che il samurai sono stati entrambi a Noxtella, come mai questo qui c'ha solamente due ceneri a livello 10, mentre il samurai siamo riusciti a farne tre? Evidentemente abbiamo fatto anche qualche altro dungeon. Per cui abbiamo preso un'altra convallaria spettrale. O con questo ce ne... No, è impossibile che ce ne... Perché me ne sono segnate. A Noxella non ci siamo dimenticati assolutamente nulla. Allora, adesso andiamo... Quante rune ci abbiamo? 19.000. Possiamo andare a morire. Andiamo in un posto fetente. Andiamo esattamente qua. E non ce lo facciamo tutto quanto questo dungeon. Assolutamente no. Questo facciamo esattamente come abbiamo fatto nella guida, perché sennò stiamo là dentro 3 ore. Ah, aspetta, ma vuoi dire che qua ci sta un'altra convallaria spettrale 8? Può darsi che la andiamo a prendere adesso un'altra. Perché qui sono ragionevolmente certo che ci sono perlomeno 4 convallarie. Però non mi ricordo di che numero. Andiamo a vedere. Dopo dobbiamo andare pure da quello, però non lo facciamo il gigante blu perché è troppo tosto. Col samurai, mi sa, al terzo tentativo l'avevo lasciato con uno di vita e poi sono morto indignitosamente. Qui, anche se sembra impossibile, c'è un dungeon. Questo dovevo venire prima e dovevo prendere il punto di grazia. Però adesso vi faccio vedere così vedete pure dove sta. Così ce lo ricordiamo anche noi. Però siamo più o meno da qua, no? Ancora più di là. Sta proprio dove sta il mare, l'entrata. Ecco qua. Perfetto. Ragazzi, qua... No, le rune le dobbiamo tornare... Quando abbiamo 20.000 rune si tornano a prendere se moriamo. Al massimo velocizziamo il video del Let's Play. Però dobbiamo fare così. Ci dobbiamo preparare. Allora, questo da questa parte. Fiamma purificami. Pozza questa qua. E via.
E dobbiamo ricordarci, non dobbiamo aggrare e non dobbiamo rotolare. Vai. Due, vai, qua sopra. Controlliamo pure le comballarie che prendiamo. Sepolcrare 6. Ok. Apriamo questo. Intanto che apriamo non ci possono attaccare. Collasso stellare. Quello là sembra intenzionato ad attaccarci. L'abbiamo aggrato. Se l'abbiamo aggrato è un problema. Andiamo di qua. Avevo detto che era un problema. No, pure la marcescenza ci ha messo. Ci dobbiamo curare, ragazzi. E ci dobbiamo curare pure la marcescenza, perché mo aspetta, se andiamo di qua, forse ce la riusciamo a... Curiamoci la marcescenza. No, vedi. Beviamo. Ma ancora ci sta inseguendo. Se ci sta inseguendo è molto probabile che moriamo. Però curiamoci qua. Ok, questi qua ci mettono sanguinamento. Non li dobbiamo prendere. Qua c'è una convallaria. Convallaria, convallaria. Spettrale 4. Che schifo. Andiamo di qua, questi ci mettono sanguinamento. Quello ci butta il coso. E questo ancora ci sta inseguendo. Che caspita, dai, pigliatevela con qualcun altro. Questi ci inseguiranno fino alla fine dei nostri giorni, ragazzi, questi soggettini di pietra. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua, facciamo il giro. Rifacciamo il giro. Non dobbiamo andare da questa parte, dobbiamo andare da questa parte. Vedi sti cosi. Forse non ci stanno qua le convallarie spettrali. 8. Però abbiamo fatto... Ok, qua resettiamo. Resettiamo. Così riprendiamo le pozioni. Soprattutto quella lì che ci dà l'healing overtime. Ci togliamo una roba da dosso. Ok. Adesso di nuovo. La marcescenza però non ci serve. Ci serve l'healing overtime. Vai. Dobbiamo ricordarci quello dell'arco dietro la finestra. È quello tosto. È il killer, speriamo di non prendere l'aggro di questi qua. Allora, qua c'è un coso, questo non lo aggriamo. Convallaria, sepolcrale 6. Da questa parte. Adesso c'è quello con l'arco. Ok, se l'è preso in saccoccia. Altro con l'arco, se l'è preso in saccoccia. Da qua non ci dobbiamo andare qua. Oh, eppure ci ha acchiappato questo. Vai, questo mo ci ha acchiappato dietro però. Quindi ci curiamo, prendiamo la convallaria, vieni qua, ok, andiamo da questa parte, non ci dovrebbero prendere questo, mannaggia, oh, ma ogni volta, qua ci sta quello da destra che pure ci piglia, eccolo qua, non ci ha preso, andiamo dritto, adesso viene la parte più difficile, questo dobbiamo fare il giro, dobbiamo fare il giro, uno, prendiamo le viole, facciamo il giro, andiamo di qua, questo qua, no, no, no. E qua dobbiamo andare a sinistra dentro la finestra che ci sta quello con l'arco che ci spezza. Non era qua. Era appresso. Qua. Qua ci sta quello con l'arco che ci spezza. Qua ci stanno i gargoyle. Qua dobbiamo fare il giro della marcescenza. C'è questo qui. Prendiamo questo. Qui ci sono le ceneri. E questo qua è quello che ci spezza. Questo con l'arco. Che ci aspetta. Prendiamo la convallaria. Ok. Tiriamo la leva. La viola non la pigliamo manco se scende Gesù Cristo. Guarda questo, ce ne andiamo giù e torniamo indietro. Ragazzi, esecuzione perfetta. Per fare i video del tutorial e fare questo giro, secondo me l'ho dovuto riregistrare 7-8 volte. Stavolta ci siamo riusciti al primo tentativo. Incredibile. Ok, adesso la parte... Adesso c'è il boss che sostanzialmente dovrebbe essere una passeggiata in confronto a tutto il resto. Di qua. Andiamo di qua. Non mi ricordo manco chi è il boss qua. Chiamiamo Lacrima. Ma mica erano i due gatti. Oh. L'odio sto coso.
Questo non è tanto buono, lacrima, eh. Credo. Ci dobbiamo ricordare pure che in fase 2 questo... No, già iniziato la fase 2! Ma dai! Oh, ma fosse una volta, da quando ho iniziato il gioco. Andiamo, purificami. No, 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 no! Non ti permettere. E qua. Non mica ci ha preso, no? Colpo di coda. Vieni qua. E domani mattina. Ancora non è morto. No, la UE. Questo moriamo noi se non ci curiamo. Dobbiamo darci un colpo. Ragazzi, è morto? È morto. Abbiamo preso anche Onga, Cavaliere, Manto Rosso, pure un seme d'oro, vedi? Oh, guarda qua quante rune ci ha dato, ci facciamo pure il livello. Perfetto. Dove altro abbiamo potuto mai prendere le altre... Per lo meno un'altra con Vallaria abbiamo preso. Ma forse non a Kaelid. Sempre il cano. Questo lo possiamo togliere. Facciamo una cosa brutta, dai. Adesso moriremo sicuramente. Tra le altre cose, questa qui si preannuncia. Quella non siamo manco andati proprio a prenderla, quell'altra, quell'altro punto di grazia. Qui abbiamo preso tutto. Andiamo da questa parte, andiamo a completare il dipinto Manto Rosso. Speriamo bene, ragazzi. Ah no, questa qui però l'avevo calcolata bene. A parte che se moriamo dovrebbe essere abbastanza semplice riprendere le rune. Ma sapete che abbiamo sbagliato. Dovevamo andare a fare prima la caverna. No! Ma dobbiamo fare. Facciamo anche un esperimento, va. Allora. Qua scendiamo così. Non cadere. Questa però non era calcolata. Poi ci curiamo. E andiamo di qua. Adesso non mi ricordo qual era la parte con e senza. Andiamo così, con essenza torrente, e qua scendiamo così. Allora, teoricamente qui dovremmo saltare sopra a quell'albero, però se saltiamo sopra a quell'albero sicuramente moriamo. Ecco, qua ci voleva la torrente. Questo è il salto che bisognava fare col torrente. E purtroppo si deve ripartire da qua. Dobbiamo stare attentissimi a non perdere le rune, eh? 22.000 rune. Il drago là sopra l'abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto pure il cavaliere nero qua sotto. Però mi sa che il primo salto l'abbiamo fatto pure con torrente. Siamo a vita piena. Poi c'è un altro problema qui. Se si mette a fare stuttering, ragazzi, qua è impossibile.
Allora, la prima cosa da fare è bisogna saltare esattamente qua, perché se si salta più avanti si muore. Perfetto, curiamoci. Poi qua scendiamo e andiamo esattamente così. Qua si va diritto. Qua si scende. Ok, riprendiamo le rune. Questo salto si fa col torrente. Fermo. Scendiamo. Madonna, torrente, se ci fai cadere mo a boschi. Dobbiamo saltare là. No! Ok. Qua pure si muore se si cade. Dobbiamo scendere un po' più giù. Ci mettiamo qua. Non facciamo svegliare il gigante. Vero che non si è svegliato? Non si è svegliato. Oh ragazzi, ma il gigante c'ha pure il loot là, eh? Questo non ci avevo mai fatto caso. Lo dobbiamo prendere. Saetta runica. No, adesso perdiamo 27.000 rune per colpa di una saetta runica. Vediamo se ci riusciamo ancora. Non ci riusciamo ancora. Vediamo se qua per caso ci toglie dal combat. Non ci toglie dal combat. Come dobbiamo fare? Non possiamo prendere torrente. Forse ci toglie dal combat. Ci ha tolto dal combat. Ok, abbiamo scoperto una nuova cosa. Togliamoci da un qualsiasi nel punto di teletrasporto più vicino. Ok, questa morte ne è valsa la pena perché siamo riusciti a fare questa cosa qua. Quindi adesso facciamo così. Ma perché ci sta ancora? Andiamo qua. Esatto. Andiamo a fare il giro da qua dietro e vi faccio vedere una cosa per cui. Questo lo dobbiamo fare. Io lo voglio fare il video in cui spiego. Qua ci sono i draghi, però fanno il respawn, quindi non conviene ucciderli. Non conviene uccidere i draghi che fanno il respawn. Allora, stavo dicendo, volevo fare un video in cui spiego che la scelta della classe all'inizio ha un impatto sul gioco incredibilmente minimo. Perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa. A parte che qua ci sono loot, adesso lo prendiamo. Questi cani qua non li facciamo. Prendiamo direttamente la grazia. Chissà se, che succede se il cane. Oh, guarda qua, questo non è un effetto voluto. Siamo riusciti a salire sulla casa. Guardalo, guardalo. Comunque dicevo, un video in cui spieghiamo perché la scelta della classe all'inizio ha un effetto esattamente ultra minimo sul personaggio. Vedete? Qua possiamo prendere esattamente il set del samurai e possiamo prendere due ceneri di guerra perdute più queste due cose che adesso vi faccio vedere. Però come stavo dicendo, dobbiamo andare a fare caverna nascosta, lo sapete ragazzi? Anzi, l'avremmo dovuto fare prima di tutto il giro qua. Questo ci siamo andati. E qua non mi ricordo perché ho messo il segnalibro. Ho messo il segnalibro forse perché c'era la necropoli. Sono quasi certo. Allora, vediamo un secondo.
Dietro di noi ci sono le rovine di Kalem che già l'abbiamo fatte. Mettiamo un segnalibro all'incirca qui, però mettiamo anche due qua, così ci passiamo che o c'era la necropoli o forse c'erano le sedie. Vediamo un secondo. Perché ci abbiamo messo il segnalibro qua? Quello lì è mana. E la necropoli stava all'incirca. Stava da quella parte, però c'era la necropoli. Non andiamo a prendere perché c'è una runa aurea 2 e una runa aurea 1. Non vale assolutamente la pena di arrivarci un momento. E stava da quell'altra parte. Tanto dopo ci dobbiamo pure passare perché dobbiamo fare la galera eternea. Allora, qua c'è una vergine. Una vergine. Se ce l'ha gli occhi gialli la facciamo, se no, no. E questo. C'ha gli occhi gialli? No. Questo qui bisogna invece attraversarlo con torrente. Se andate a piedi, qua scivolate per qualche motivo. Non chiedetemi perché, ma ci ho provato 3 volte. Camminando sul solido, siamo scivolati per qualche motivo. Ok, caverna abbandonata. Questo qui è facile perché abbiamo fiamma purificami. E tra l'altro, vi metto dentro la descrizione o in un link da qua sopra dove si piglia questa cosa perché è troppo buono. Anzi, ve lo dico pure adesso, si prende esattamente qua, mi sembra, esattamente in questo posto qua. Però vi metto il link preciso in descrizione. Allora, vedete ragazzi, adesso non facciamo come abbiamo fatto dentro al video. Qua ci sta una caverna. A destra non c'è niente. Bisogna andare prima a sinistra, dove c'è la Vergine. Facciamo fiamma purificami. Ok, andiamo più avanti. Se facciamo così e saltiamo indietro, facciamo poco prima. Non so manco se ne vale la pena. Là c'è un loot che non ne vale la pena, però l'andiamo a prendere solamente per motivi logistici. Siamo pure scivolati. Ci siamo presi pure il coso e pure la marcescenza. Ok. Non ci abbiamo manco sapone, mi sa. Figuriamo un'altra volta, prendiamo le farfalle e ce ne andiamo. Fiamma purificami. Andiamo di qua. Mettiamo una lanterna. Qui ci vediamo un minimo un poco. Ma mi sembra che c'erano due topi, mi sbaglio. Fiamma purificami. Questa è abbastanza corta, questa. C'era il fiore, no? Partiamo là. Mannaggia la miseria. Curiamoci. Fiamma, purificami. No, ma chi è? Come mai stiamo morendo così velocemente? Ok. Curiamoci. Mana. Non mi ricordo se dall'altra parte c'era qualche cosa. Non c'era niente, ok. Andiamocene da qua. Questo posto fedente. Fiamma, purificami. Ok. Adesso ci sta la caverna con il. Con il fiore? Ah, questo. Me lo ricordavo che c'era un topo. Mi sa che ce ne stanno altri due adesso. Quello ha cercato di metterci il veleno. Chissà poi perché ci sono tutte queste vergini di ferro qua. Eccoli qua, questi erano gli altri due, quell'altro fa. Non ci ha evitato. Può darsi che non ci ha evitato perché questa lama qui è più lunga di luna velata.
Usiamo questo. Ci abbiamo poca vita, però abbiamo quasi fatto, ragazzi. Qua facciamo così. Andiamo per di qua. Ci sono quei due là sopra che andiamo a fare come prima cosa. Perché sennò ci buttano il veleno. Ok. Fiamma, purificami. Quei fiori non è che li dobbiamo fare per forza, però diciamo che con la marcia scienza. Ok. Vediamoci di qua. Fiamma, purificami. Finito? Diamocelo così il colpo, va. Oh, manco l'abbiamo ucciso. Ci ha dato pure tre rune questo. Abbiamo questi due fiori e abbiamo fatto. Il motivo per cui, in realtà non c'è nessun reale motivo apparente per cui abbiamo fatto questo, però sostanzialmente prendiamo pure le farfalle. Dobbiamo saltare qua sopra. Lo siamo messi di maluccio con le fiaschette. E prendiamo questo, Zanna Venefica. Questi sono come gli artigli di Wolverine. Allora, qua teoricamente ci sono, c'è il boss, no? E ci sono due tipi tosti. Ma non tanto. Perlomeno con una velata. Vediamo, ma penso che più o meno li dovremmo fare. Dobbiamo solamente stare attenti. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo solamente una pozza su cui possiamo fare affidamento, eh? Quindi facciamo così, così, ci spostiamo subito da questa parte. Mannaggia la miseria, pure la marcescenza ci ha messo questo. Cambia. Ci dobbiamo togliere assolutamente questa marcescenza il più velocemente possibile. E poi dopo li andiamo a schiantare a tutti e due a questi. Vieni qua. Cioè, hanno poca vita, ragazzi, tutti e due. Ci siamo presi lo scarabeo d'oro. Naturalmente la domanda che tutti quanti ci facciamo, questo dobbiamo tornare per forza all'ingresso. E quanto prendiamo di più con lo scarabeo d'oro? E adesso lo scopriremo. Togliamo sia questo. No, questo qua lo dobbiamo lasciare perché dopo dobbiamo scendere. Ragazzi, facciamo un attimo una cosa. Però non è una cosa tanto buona da fare. Ma facciamo lo stesso. Allora, questo è il nostro punto di farming preferito. Ah, e poi magari facciamo una velata. Facciamo anche due scontri abbastanza divertenti. Allora, prendiamo questo, no? Riprendiamo. Ecco, questa è un'altra cosa che bisogna fare. Il sigillo, se stai a cavallo, non lo puoi utilizzare. Dove sta il sigillo? Bisogna tenerlo per forza sulla mano destra, se stai a cavallo. Respiro marcescente. Vediamo, questo qui ci dovrebbe dare esattamente 1000 rune. Appena muore ce le dà 1000 rune, quindi il calcolo è facile. Equipaggiamento, togliamo questo qua e mettiamo lo scarabeo d'oro. Aumenta le rune assorbite dai nemici sconfitti. Questi qua danno tutti quanti sicuro 1000 rune, perché questo qui è il posto dove sono venuto a fare un po' di rune. Voi oramai lo dovreste conoscere abbastanza bene, quindi andiamo a fare questo. Vediamo quante rune ci dà. Secondo me ce ne dà 1200. Vediamo. Siamo tutti ansiosi. Mori? Sto guardando le rune. Vediamo. 1200. Quindi ci dà esattamente il 20% in più di rune.
Secondo me non lo so. Facciamo l'uccellaccio, ragazzi, perché così togliamo pure quest'altro segnalibro. Oramai ci troviamo qua. Lo facciamo con. Ci servono 22.000 rune per fare un livello. Il problema è che la puntata di oggi sta venendo proprio leggermente troppo lunga. Speriamo bene. Scusa, dove sta l'uccellaccio? Poverino. 3.000 rune. Vabbè, questa spada ramificata dalla piuma blu. Grande la tenna. La tenna si sta ancora là perché fino a quando non usciamo dall'area in cui si fa il summon. Oppure tutti i nemici che stanno nell'area di Summon devono morire. Oppure la tenna finisce la vita. Queste sono le tre condizioni per cui scompare. Allora, vediamo un attimo che ci rimane. Ci rimane ancora un'altra. Questo qua lo possiamo togliere. Dobbiamo fare ancora questo segnalibro qua. Non mi ricordo perché c'è. Questo qua c'è perché c'è una galera che adesso andiamo a fare. Questo qua non mi ricordo perché c'è. No! Mettiamoci un'altra volta. Mettiamo un segnalibro qua, un segnalibro qua. E ci trasportiamo qua. Poi dobbiamo fare anche la parte di sopra. Ah, questo qui adesso mi ricordo, ragazzi, forse perché tengo questo. Perché qua mi sa che è un po' troppo lontano. Questo era quello che dicevo io. Non lo so. Adesso vediamo, lo scopriremo solamente andando avanti. Vedete questo passaggio che sotto si andava alla caverna abbandonata, mi sembra. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ah, là c'era la statua. Qua ci sono un po' di draghi, ragazzi. Là ce ne sono due, andiamo a prendere quegli 8. Tanto i draghi non ci attaccano. E poi lì c'è una statua che per prendere gli loot di quella statua dobbiamo andare. Ci dobbiamo portare i draghi appresso, però ci vuole troppo tempo e non lo facciamo. Quello è uno degli loot che ci ricordiamo che dobbiamo tornare a prendere un giorno. Ciao draghi, noi ce ne andiamo. Vedete che adesso faccio vedere. Qua c'è questa statua che c'è un liotto qua dentro. Secondo me c'è una pietra da forgiatura non troppo alta, però mi potrei sbagliare. E qua c'è un altro drago. Là c'è la città stregata di Celia. Praticamente dovremmo portare quel drago dove sta la cosa, però il problema è che si incastra dentro queste piante e non ci viene, e ci vuole un sacco di tempo. Questo calabrone è proprio divertente, ragazzi. L'unica cosa è che non abbiamo trovato la necropoli, però non ne vale la pena, abbiamo detto. Qui invece, siamo esattamente qua, c'è una galera. Esatto.
Mica viene il drago. No. Quindi possiamo togliere sia questo che questo. Naturalmente, se mi sono dimenticato qualcosa, me lo dite. Magari vediamo di ricostruire il tutto. No, qua non finiamo più. Andiamo veloce. Entriamo nella galera. Qua ci sta una specie di mago che lo sa. Abbiamo messo la marcia scienza, però ce l'abbiamo messa poco. Dobbiamo curare. Mettiamo anche questo. Solo marcia scienza. Dai, facciamo così, è morto. Mago guerriero Hugues. Non abbiamo messo. Questo è successo. Ah, quando finiamo lo scontro nella galera, ragazzi, ci ricaccia fuori. No. Ci curiamo. Ci teletrasportiamo direttamente. Questa l'abbiamo fatta, sì. Proviamoci un secondo, ragazzi. Se non ci sta niente, seguiamo un attimo la strada. Però ci deve essere un motivo. Ah, sapete che possiamo fare? Possiamo mettere un segnalibro qua. E anche se non sembra. Dove sta il soggetto? Questo cannocchiale è abbastanza utile. Il telescopio, anzi. E si vedono anche i segnalibri. L'unica cosa che non si vedono. Infatti vedete, là c'è la galera, più o meno si vede anche la Vergine. La cosa che non si vede però, qua c'è un liuto. Dove stava l'uccellaccio? Controlliamo un secondo, poi dopo andiamo a vedere il segnalibro. Però, oh no, c'è un liuto là sopra, vedete? Ah, questo qua non l'avevo visto. Vediamo che roba è. Non l'abbiamo preso. E vedi, mo per prendere questo coso. Luna aurea 9. Va. A buttare non buttiamo niente, però. Per una questione di completezza vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Dov'è che si fa il salto? Il salto si fa esattamente. Il salto si fa esattamente. Qua, no? Controlliamo una cosa. No, non si fa qua il salto. Il salto si fa qua, perciò non ci riuscivamo. È qua che si fa il salto, vedete?
andare a sinistra. Quindi se ci manteniamo dove si fa il salto, l'avevo detto ragazzi, ogni tanto la memoria ci azzecca ancora. Qui era il salto per andare da quell'altra parte, però se andiamo da quest'altra parte troviamo la necropoli che vi dicevo prima. Questo mi ha fatto impazzire perlomeno 7 volte la necropoli per cercarla. Facciamo questi che non ci danno rune, però che ci vogliono abbracciare perché ci vogliono tanto bene. Poi facciamo così, ci mettiamo questo e usiamo la marcescenza sopra tutti quanti, vediamo se funziona. Quasi, ne abbiamo mancati due. Prendiamo due funghi, però questo, vedete? Runa aurea 6. Non era questa la necropoli che dicevo allora. Vediamo che ci dà. Runa aurea 2. E questa è runa aurea 1. Era questa. Era esattamente questa. Attenzione. Ragazzi, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Saliamo un attimo qua sopra. Tanto questi. Ragazzi, c'è la miseria. Sono proprio famelici. Poi ci sta pure un altro liuto. Che non venite a prima, mamma mia! Speriamo che non cadiamo. Siamo caduti. Questi moriamo. È altamente probabile che moriamo. Vediamo se riusciamo a salire da qua sopra. Questi ci inseguiranno per sempre, ragazzi. No, andiamo a fare il giro da dietro. Penso che qua sopra non ci arrivano. Ragazzi, ma io lo sapevo che c'era il loot qua sopra. Non è che lo sapevo di per certo, però. No, non facciamo commenti, andiamocene, andiamocene. Bacio rituale. Va. Però può darsi pure che una cosa buona è che. A questo livello non si. Guardate la quante zampe di gallina che abbiamo. Chissà come mai, perché abbiamo ancora lo scarabeo. Ce lo dobbiamo togliere qualcosa. Dobbiamo mettere quell'altro talismano. Resettiamo tutto a questo punto di grazia. Ma come siamo messi? Madonna. Qua facciamo un let's play di 2 ore. E siamo morti solamente una volta in un salto. Incredibile. Nuovo livello. Ci servono 8000 rune. Togliamo il talismano, eh. Mettiamo quell'altro là così facciamo più danno e finiamo prima. Ragazzi, livello 99, un altro livello e facciamo 100. Vediamo che cosa ci rimane. Ci rimane questo qua, che è possibile che moriamo. Questo qua non ci dobbiamo andare. Abbiamo finito tutto. Dobbiamo fare due dungeon, tra cui questo moriamo. Sono ragionevolmente stretto, quindi. Ci servono, facciamo livello 100 così poi possiamo morire in pace. Livello 100 abbiamo detto ci servono 8000 rune. 8000 rune, queste qua, 8000 rune. Servirebbero 40, usiamo le 20. Dovrebbe essere 4000. Ok, altre 4000. Inventario. E poi dopo non aumentiamo più di livello perché facciamo la puntata prossima del Let's Play che diciamo se sei a livello 100, queste qui sono esattamente 4000 rune. Facciamo così, le vendiamo. Nuovo livello. Sempre così, mancano sempre le ultime 100. Livello 100. Andiamo su Arcano. Allora, per festeggiare il livello 100 con una nuova morte, possiamo andare assolutamente qua.
Perché siamo qua? Ma qua dobbiamo fare pure i giganti con l'ela blu. Me li ero dimenticati. Allora, qui ci sta un orso, non lo facciamo. Però andiamo a prendere gli loot là fuori. Quest'orso non dà assolutamente nulla. Dà manco tante rune, dà. Non lo facciamo. Chiave la spada di... È caduto! Non è caduto, mannaggia, però... Ci contavo che cadeva. Chiave della spada di pietra gratis. Per arrivare qui, ragazzi, vi metto il link in descrizione. Non ci arriverete mai se non con un percorso lunghissimo che passa attraverso il fiume Siofra. Ok, questo qui l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo andare a uccidere. State attenti a questi qui, correte sempre, non vi fermate mai fino ad arrivare al gigante. Questi cosi scoppiano. Vi danno anche due rune, però. Giusto due. Abbiamo cambiato il talismano, sì. Allora, cerchiamo di evitare la freccia di questo. Puntiamolo. E ci andiamo proprio sotto velocemente. Questo non ci spara. Ma va, va. Quello che è questo qua adesso. No, 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 il fuoco ci uccide, il fuoco ci uccide, fermo. Il problema è che c'è anche un altro gigante dietro, ragazzi, dobbiamo farlo velocemente. Questo tiene pure un discreto quantitativo di vita. No! Freccia grande. Scudo chiodato. Allora, ma ci sta l'amico suo là. Ci dobbiamo curare. Anche perché ce la ridà la fiaschetta. Quella era la sua freccia. Là ci sta un Alexander gigante. Già, mi sei. Se sta scoccando la freccia, siamo a posto, perché fino a quando scocca la freccia non alzi il piede. Fai fuoco. Una volta sì, ma due no. Faccio come Goku, non puoi utilizzare due volte la stessa tattica con me. Ma fa il fuoco, sbagliamo e ci uccide. Diamoci un colpo di questo, vediamo quando ci togliamo. Un altro colpo, vai. Freccia grande e poi basta. Perfetto, e anche questa è fatta. Tra l'altro, andiamo a vedere se c'è qualcosa qua. Ma non c'è niente qua. Qui ci sta solamente questo grosso colosseo. Secondo me ci fanno un DLC, ragazzi, qua. Perché là ci sta un super. Questo sarà il nonno di, il bisnonno di Alexander. E bisogna combattere, fare tre combattimenti. Curiamoci. Ora puoi vedere il segno di evocazione rosso del Cavaliere del Grande Vaso. Questo è il Cavaliere del Grande Vaso e il segno di evocazione rosso. Qua ce ne sono tre. Per superare questa quest bisogna farle tutte e tre, però non me li ricordo come. Tocca il segno di evocazione, Cavaliere del Grande Vaso. Ragazzi, siamo morti 6 volte, mi sa. Riproviamo. Riproviamo quello che sa dove spara. Questo è quello più tosto, sicuro. Prendiamo la fiaschetta questa qua. Probabilmente se utilizziamo lo scudo questo lo facciamo più facilmente. Vigore.
Colpo. Ah, dopo questo colpo lo riusciamo a dare, ragazzi. Colpo. Ok, questo l'abbiamo fatto abbastanza agevolmente stavolta. Poi, secondo più difficile è questo qui a sinistra. No, 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 andiamo, ce ne dobbiamo andare, non dobbiamo continuare a spammare, perché quelli sono fatti apposta, i nemici qua, che ci spezzano quando spammiamo. Non facciamo sempre lo stesso errore. Fermiamoci. Colpo. Ok. Non bisogna spammare. E adesso l'ultimo. Ci abbiamo anche un sacco di fiaschette. E quindi ci dovremmo riuscire. Chissà che non mi ricordo che cosa dare. Questo però dovrebbe essere quello un po' più semplice. Credo, spero. Ok, dovremmo aver finito la prova. Arsenale del Grande Vaso. Questo qui è un talismano, vediamo se ne valsa la pena perlomeno. Aumenta ampiamente il carico di equipaggiamento massimo. Ah, questo se uno vuole fare probabilmente la cosa da tank è buono. Quindi questo qui l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo andare nelle catacombe dell'albero madre minore, che sono ragionevolmente certo che non abbiamo finito con questo qui. Semplicemente perché ci abbiamo lasciato il segnalibro, però è possibile che ce lo siamo dimenticati. Boh, non mi ricordo come funzionano queste catacombe. Mi ricordo. Possiamo anche evitare. Ah, qui c'è una convallaria, no? Non c'è una convallaria. Dobbiamo andare prima da questa parte. E là c'è uno schifo e ci stanno i tizi sopra. Noi abbiamo. Non ci abbiamo. Questo qui lo dobbiamo mettere qua. E ci sono anche i vomiti. Quindi, questo lo mettiamo qui. Andiamo per di qua. Prendiamo questo liutto. La viola. Ma questo non serve a niente proprio. Questa è l'unica cosa da prendere, sono queste due convallarie. Sì. Non si fa così naturalmente. Bisogna prendere. Fiamma, purificami. E poi c'erano quei due soggetti, non sono venuti, chissà come mai. Ok. Dopo dobbiamo andare là sotto. Poi qua si scende da questa parte. C'è quel tizio, che lo uccidiamo. Come mai ci facciamo così poco danno? C'è pure quell'altro.
Ma mi sa che ce ne sta pure un altro, perché questi qua non stanno mai da soli. E infatti sta esattamente qua dietro. Ballaria sepolcrale. Perché sono le... Ciao Fabio. Perché di pietra e usi armi da taglio? Perché non ce ne ho armi che sono livellate tanto quante queste armi qui. È l'unico motivo. Possibile che non c'era nessuno? Ok, andiamo avanti. Naturalmente di questo qui abbiamo fatto anche la guida. Ah, perché gli facevo poco danno? Esatto, giusto. Hai ragione, questo qui funziona anche. Ciao, ciao. Hai esattamente ragione, perché io con quell'altra build gli facevo più danno perché mi sa che usava... C'era o la magia o il freddo. Comunque, qua non scendiamo impreparati naturalmente, dobbiamo scegliere... Mettiamoci un po' di mana e mettiamoci questa qui perché dobbiamo fare... Qua c'è un tizio qua sotto, se non mi sbaglio, eccolo qua. Ma questa... qua dobbiamo prendere una combo all'aria a sinistra e dobbiamo andare qua a destra, no? Madonna, ma qua mi sta tornando in mente, ma questo qui... Già la miseria, mannaggia, fiamma purifica, mi dobbiamo fare. Ma qua c'è l'assassino. Grazie Fabio, grazie. Ma no, oggi c'è stato un ragazzo che mi ha messo un commento talmente bello che un altro poco mi metteva a piangere. No, bisogna salire sopra. Ragazzi, mi sto confondendo. Questa non è la tomba dove dobbiamo uccidere due boss. O mi sbaglio? No, non è la tomba dove dobbiamo uccidere due boss, però qua ci sta uno di pietra, qua a sinistra. E poi ci sta l'altro soggetto là. Ok. E qui c'è una trappola. No, non c'è una trappola. Ragazzi, ma qua controlliamo il su... Ah, questo qui, se... adesso me lo ricordo dove stiamo. Adesso siamo... abbiamo fatto il giro perché dobbiamo tirare la leva, perché sennò non si apre la porta. E qua siamo nella stanza con l'altro lato dove stavano i muoviti all'inizio, e qua ci stanno due che buttano il fuoco. Eccoli qua. Quindi adesso, se questo qui il gioco ci aiuta, questo lo facciamo così. E questo lo facciamo così. Al massimo cade giù. Così si impara. Ok, adesso dobbiamo fare questa qua, che teoricamente dovrebbe essere quella più facile. Allora, adesso abbiamo... Andiamo da qua, dai. È uguale. Perché non ci siamo, innanzitutto perché abbiamo fiamma purificami. Poi scendiamo.
Adesso dobbiamo andare dritto, a sinistra c'è una cosa. Eccola qua. I vomiti li evitiamo. Mannaggia, abbiamo rotolato sui vomiti. E qua c'è il boss. Qua non c'è nessuno, mi sembra, vero? Sì. Quindi aspetta, mettiamo bene stavolta. Fiamma purificami. Qua vediamo mana. Questa è finita, ok? Abbiamo rotolato. Siamo rotolati dentro la marcescenza. No, questo qua assolutamente bisogna utilizzare questo velocemente. Perché questi me li ricordo, questi fanno male quando ti acchiappano. Uno usa pure la magia, ecco qua, questo qua. E dobbiamo fare. E questi ti saltano addosso. Curiamoci. Questo mi ricordo che quando sono venuto io ho usato i lupi e i lupi hanno fatto una brutta fine quasi immediatamente. È stato triste. È stato molto triste. Ceneri di zucca folle. E non c'è nient'altro qui sicuro. Allora, quello scontro al Colosseo è stato assolutamente micidiale, ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Tra l'altro il Colosseo sta là davanti. Quando abbiamo fatto questa tomba qui, e sono uscito, ho visto Alexander così dietro al Colosseo, secondo me ho perso, senza esagerare, ma minimo, minimo, minimo un'ora qua per cercare di capire come si doveva fare ad andare fino a qua. Comunque. Cioè, in un'altra catacomba c'è il simbolo del gattone. E si è buggato con. Ma quello da solo non è tanto difficile. Il problema è quando stanno a due. Infatti dobbiamo vedere un attimo come dobbiamo fare per fare. Ragazzi, ci siamo tenuti per ultimo. Questa è l'ultima attività. Sono ragionevolmente certo da fare a Kaelid. E ricordatevi che nella puntata di. Dove abbiamo fatto la cittadella di Celia, qua abbiamo trovato le sedie, non ve le dimenticate, andatevelo a prendere perché ci sarà una pietra da forgiatura o 7 o 8, non mi ricordo. Che è buona. Ok, adesso andiamo a fare la parte più difficile del gioco. Anzi, della puntata di oggi. Penso che è anche più difficile del. Ah no, però qua non abbiamo sanguinamento. Dobbiamo vedere, ragazzi. Qua ci sono delle palle che ogni tanto escono. Ma ancora devo capire preciso come funzionano. Dobbiamo arrivare fino a quando non c'è un orso sulla destra. Se vediamo del vento significa che. Eccola là il vento. Significa che ora che ci buttiamo. Mannaggia la miseria, pure ci ha pigliato. A sinistra. Sì, il drago gigante che dà un botto di rune sta esattamente qua. Anche questo tizio che sta qui, questo qui dà 88.000 rune se non mi sbaglio. E questo drago mi sa che ne dà 60.000, qualcosa del genere. Non ricordo esattamente. E poi ci sta il drago sul ponte che pure ne dà un sacco. Questo è il cavaliere notturno qua che ne dà altre 22.000, qualcosa del genere. Ragazzi, ultima catacomba del Let's Play di oggi. Dopo che abbiamo registrato, vi devo dire anche una cosa. Andiamo avanti. Innanzitutto ci riposiamo perché questo sarà uno scontro duro. In realtà, secondo me, l'orso qua si può. Ah, e abbiamo detto non prendiamo, siamo esattamente a livello 100.
Visto che dobbiamo fare gli spec nella prossima puntata, non prendiamo più punti perché facciamo proprio gli spec per il livello 100. E lo facciamo serio. Nella prossima puntata dovremmo diventare quasi imbattibili. Però sicuramente io diventerò parecchio più forte perché quell'altra build la so giocare molto molto meglio. Questa qua, per farvi capire, questa qui ci avrò una cinquantina di ore, su quell'altra ne tengo 100. Però non stiamo molto più avanti perché faccio prima, vado avanti con quella e poi faccio, registriamo il let's play di quest'altro. Questo orso qua c'ha due problemi grossi. Il primo problema è che siamo nello spazio stretto e se ci incastriamo moriamo sicuro. Il secondo problema è che fa un urlo spaziale e ci fa tanto male. Comunque, se andiamo prima da qua, così vi faccio vedere. Sostanzialmente l'orso lo potete evitare direttamente e scendete qua sotto. Il problema è che mi sa che vi perdete in loot se fate così. E non possiamo nemmeno. Ok, ci ha visto. Ah, e poi fa l'urlo. Che noi ci mettiamo qua così non lo dovremmo perdere. L'ha fatto? Non ci ha visto, si è resettato, come mai? Ha fatto la finta! Maledetto orso! Devo prendere un minimo di vigore. Ragazzi, qua se ci incastriamo moriamo, eh. Vedete quanto danno che fa. E poi fa anche la presa, questo me l'ero dimenticata. Vediamo se ci riusciamo a curare in tempo. No. Stateci dietro perché questo fa la presa. Questo non ci ho mai preso un orso dentro al gioco, però mi ha preso questo qua sia col samurai che con questo. È tosto, ragazzi. Comunque, secondo me dobbiamo aumentare anche il vigore perché finisce troppo velocemente. Ok, andiamo. Sapete che vi dico? Questo è l'unico nemico difficile di questo coso. Prendiamoci questo. Ah, guarda, ci fa prendere anche le lune facilmente. Dobbiamo curare. Ma dai, orso! È un animale, sto coso. Vedete? Quest'urlo è potentissimo, ci fa un sacco di danno. Se ci ha preso, siamo morti. Preso? Ah, non date per scontato naturalmente che l'avete fatto, eh? Ma che? Questo pare che è immune al sanguinamento, st'orso. Mamma mia! Allora, l'orso abbiamo fatto. Ah, c'è anche una cattiva notizia, ragazzi. Quest'orso qua fa il respawn, quindi se... se morite... Lo dovete, cioè, teoricamente lo dovreste rifare, ma noi non lo rifacciamo. Qua abbiamo sbagliato. Ricordatevi che qua ci stanno i cerbiatti. Non dobbiamo andare nei cerbiatti, dobbiamo andare qui che si scende giù. Però
perché dobbiamo andare a prendere una testa di ariete. Comunque questa mi sembra che era la parte più difficile della cripta. Quante volte siamo morti? Una volta. La lasciamo quella morte perché non la tagliamo. Sapete perché? Perché uno è una morte disonorevole e due, così facciamo anche vedere che se quell'orso ci fa la presa, ci fa male. Nel balsamo c'è quella cosa che prendete che la prima volta non vi fa danno. Allora, il balsamo che sto usando io è assolutamente sbagliato. Però quella cosa che la prima cosa non vi fa, il primo colpo non vi fa danno, non serve assolutamente, cioè serve a pochissimo, perché avete visto quante volte ci ha colpito l'orso? Tipicamente quello non vi salva. Qua ho sbagliato io, perché quando ci colpiscono non dobbiamo continuare a spammare. Ragazzi, abbiamo una fiaschetta e qua ci sta il lupo bianco. Ciao, Mister Eddie. Sapete che vi dico? Andiamo con... Qua ci stanno tre lupi qua dentro. Non ce la rischiamo. Quello là muore. Inventiamo questo, riprendiamo in mano. È rimasto il lupo bianco che dovrebbe morire fra poco. Ok, è quello là che lo facciamo in salto. E quindi muore. Cerchiamo, siamo arrivati al boss comunque. Mi sembra che non ci sta più nessuno. Adesso ci dobbiamo solamente ricordare. Da qua non si esce. A destra siamo venuti, quindi dobbiamo andare a sinistra. Ma com'è che non abbiamo più la lampada qua? No, ce l'avevamo una lampada. Allora, vediamo un secondo. Se no, qua non si va. Si va qua a destra. Ok. Qui è difficilissimo. Madonna mia, siamo inguaiati, ragazzi. Perché qua... Sapete chi ci sono? Ci sono quei mostri di Farum Azula che abbiamo già fatti. Che uno è Caster e un altro... E cosa, come si dice? È corpo a corpo. Quindi ora dobbiamo fare. Però non ci attaccano subito, se non mi sbaglio. Quindi adesso facciamo lacrima, ci curiamo e poi andiamo a fare prima il caster, che dovrebbe essere quello più lento. Intanto la lacrima si dovrebbe fare l'altro tizio. Quello è il tizio che si fa lacrima. Noi dobbiamo fare quell'altro. Lacrima, attacca. Ish! No, dove c'è il muro? Vai. Ok, tecnica numero 2. Lanciamo un minimo di marcescenza. No, così, così. Così lacrima attacca. E noi andiamo a fare quell'altro là. No, questo abbiamo preso lacrima attacca a questo. Vieni qua tu. Ci dovevamo pure curare, perché non ci siamo curati? Vai lacrima, è tutto tuo. Non ci abbiamo manco più mana. È morto. E ci ha dato talismano del drago di fuoco più 2. Ragazzi, a questo punto io considererei Kaelid completata. Ci abbiamo messo 2 ore e 21. Il video probabilmente è 20 minuti più lento perché siamo morti tante volte qua e voi lo vedrete solamente una volta per quelli che non stanno in live. Questo qui l'abbiamo appena completato, abbiamo sbagliato a mettere il segnalibro, questo stava qua, però dobbiamo vedere una cosa, intanto che vi dico siamo esattamente a livello 100, quindi rispecchiamo. Ci abbiamo messo circa 2 ore più o meno, siamo morti proprio male da veri nabbi a quelle sfide. Qua c'è anche il punto di grazia. Esatto.
Là c'è quel drago che vi dà solamente 3.500 rune se lo uccidete. E da qui si ritorna indietro al ponte. Esatto. Adesso possiamo assolutamente tornare. Se ci siamo dimenticati qualcosa, poi lo veniamo a riprendere. Possiamo tornare qui dove è tutto iniziato. Ragazzi, la puntata termina qui. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata importantissima con il respect. Ciao!